inaccettabile che una ragazzina venga aggredita da un balordo pluripregiudicato. E la rabbia di un padre a cui hanno molestato la figlia. Era accaduto qualche mese fa. L'imprenditore Marino Masiero aveva difeso sua figlia, che era stata palpeggiata sotto i suoi occhi da un marocchino mentre guardava una vetrina in pieno centro a Verona. Io dico che quello che è successo a mia figlia in centro a Verona è inaccettabile. Donne molestate da sconosciuti o abusate, come la 22enne di Chiari, violentata mentre attraversava il parco da tre pakistani richiedenti asilo. Cosa chiedi per lui? Che hanno voluto si merita, non so, stare in carcere fino a quando... per il resto di loro giorni. Profughi fuori controllo che minacciano anche chi prova a curarli e aiutarli. 15 giorni fa in provincia di Napoli un'operatrice di un centro d'accoglienza è stata costretta a subire molestie sessuali da un nigeriano. Lui all'improvviso ha chiuso la porta, mi ha tenuto sequestrato dentro. Si è svestito, Si è quindi... abbassato il pantalone. Violenze che colpiscono anche i minori, come a Fiano Romano, dove 3 mesi fa 2 bambini sono stati vittime di un profugo somalo, ospite di un centro d'accoglienza. Le mani dentro la maglietta, però visto che comunque lo baciava sul collo, lo abbracciava. Queste cose i bambini non le devono fare a nessuno, neanche solo ai bambini, ma a nessuno.